L'olio d'oliva è un alimento cardine della dieta mediterranea. Ma perché l'olio d'oliva vanta di così tanta popolarità? Diversi studi hanno dimostrato che le popolazioni del Mediterraneo che usano olio d'oliva come condimento principale dei loro piatti hanno una riduzione dello sviluppo di patologie cardiovascolari rispetto alle popolazioni che invece usano prevalentemente oli di natura animale. L'olio d'oliva è un'ottima fonte di antiossidanti. Gli antiossidanti combattono l'azione dei radicali liberi, quindi ritardano l'invecchiamento cellulare. L'olio d'oliva è un'ottima fonte di acidi grassi poliinsaturi, tra i quali l'omega 9. L'omega 9 in particolare è responsabile del sapore amaro e piccante che avvertiamo sulla lingua tutte le volte che mangiamo l'olio d'oliva. L'omega 9 inoltre combatte la resistenza all'insulina, per cui risulta essere molto adeguata per i soggetti che soffrono di questa patologia. Questo condimento, che è il migliore grasso che esiste, aiuta anche a tenere sotto controllo il colesterolo, in particolar modo l'LDL, ossia la frazione cattiva del colesterolo, e tende a tenere sotto controllo anche la pressione arteriosa. Non è vero che nelle diete non è concesso friggere. La frittura può essere fatta con una frequenza di 2-3 volte al mese, usando rigorosamente olio d'oliva. L'olio d'oliva infatti ha un punto di fumo molto alto, ossia la temperatura necessaria affinché il composto cominci a decomporsi e a bruciare è molto alto, per cui può essere utilizzato benissimo per fare le nostre fritture. L'olio d'oliva ovviamente dovrebbe essere usato il più possibile a crudo, le quantità indicate sono 2, massimo 3 cucchiai al giorno, e quindi cerchiamo di insaporire i nostri piatti con quest'ottimo alimento e vedremo che tutta la nostra salute ne trarrà grandi vantaggi. A presto!